Cosa c'è? Visionaire. Cosa? Visionaire. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Visionaire. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì, sì, sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. Iniziamo dal prossimo Festival di Cannes. Sarà Party Girl di Marie Ameuchouk-Li, Claire Burger e Samuel Tilly ad aprire la sezione Un certain regard. Il film racconta la vita di Angélique, una entraîneuse sessantenne che lavora in un nightclub e ha deciso di ritirarsi. Il realismo sarà assoluto, tanto che il ruolo della protagonista è interpretato dalla vera Angélique. Rimaniamo al Festival di Cannes, ma per parlare del tradizionale Gala dell'AMFAR, la fondazione americana per la lotta all'AIDS creata da Liz Taylor, che si terrà il 22 maggio. Sharon Stone, Carla Bruni e John Travolta saranno i principali cerimonieri della serata. Durante l'evento si esibirà anche Lana Del Rey. L'anno scorso il Gala aveva totalizzato un nuovo record di donazioni, arrivando a 19 miliardi e 300 milioni di euro. Intanto in Italia, a Roma, è stata presentata in Campidoglio la manifestazione Nino, omaggio a Nino Manfredi, che lo ricorda a 10 anni dalla scomparsa. In programma un calendario di eventi nella capitale ma anche all'estero, a partire dal mese prossimo. La rassegna debutterà il 9 maggio a Los Angeles con la proiezione, in versione restaurata, di Pane e cioccolata nel quarantennale della sua uscita. In programma anche una mostra all'Istituto Italiano di Cultura Cittadino dal 12 al 16 maggio. E per la pagina dei nuovi progetti, la rivista francese Première pubblica come ufficiale la notizia che Penelope Cruz sarà nel cast del prossimo film dedicato a James Bond, il numero 24. Il suo nome infatti è apparso in un aggiornamento della Sony sulle sue uscite, accanto a quelli di Daniel Craig, Ralph Fiennes e Naomi Harris. Intanto Salma Hayek tra poche settimane inizierà le riprese di The Tale of Tales di Matteo Garrone, nel frattempo però doppierà il film animato Sausage Party, prestando la propria voce a un taco di nome Teresa. Il film è un prodotto animato per adulti e racconta di una salsiccia che, caduta dal carrello della spesa, intraprende un viaggio all'interno del supermercato per tornare al proprio scaffale. Tra i doppiatori anche James Franco, Jonah Hill ed Edward Norton. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, cercate la pagina Facebook e il canale YouTube di Visionaire. A presto e buon cinema a tutti!